È stato il cannoniere del Pescara nell'ultima stagione, arrivato in sordina e subito infortunatosi nel precampionato. Nel corso della stagione ha soffiato il ruolo da titolare a De Marchi a suon di gol. Franco Ferrari ha affidato pochi giorni fa ai social il suo saluto alla piazza pescarese, alla tifoseria, sperando un giorno di poter tornare. Scherzo del destino, ora il mercato lo porta a Vicenza, da una tifoseria legata a quella biancazzurra, da un gemellaggio solido e lungo 45 anni. Da un lato un po' di rammarico, il Loco in fondo resta in Serie C, dall'altro un investimento molto importante del club berico, alcune testate parlano di 450.000 euro nelle casse del Napoli che, in attesa dell'ufficialità dell'operazione, ha rilevato dal club di De Laurentiis il cartellino del centravanti argentino, il quale dopo le ferie è stato comunque in Abruzzo per riattivarsi in vista della preparazione nella struttura Zampacorta a Montesilvano. Proprio nelle ore che stanno segnando il futuro di Ferrari, il Pescara ha ufficializzato quel giocatore che sulla carta dovrebbe raccoglierne l'eredità in termini di produzione offensiva. L'operazione che ha portato Luigi Cuppone in riva all'Adriatico era stata impostata da giorni. L'attaccante lavora con il gruppo Appalena e arriva a Pescara dal Cittadella con la formula del prestito con obbligo di riscatto e si è di fatto legato al club biancazzurro con un contratto di 4 anni. Anche Cuppone ha affidato ai social le sue prime sensazioni, felicissimo di indossare questa nuova maglia, carico per raggiungere il massimo e portare questa piazza dove merita. Colombo pensa a soluzioni che possano valorizzare le capacità dell'attaccante salentino. Un attacco a due con l'argentino Lescano. In quel caso il tecnico biancazzurro sogna il 33enne Pasquale Maiorino della Virtus Francavilla come trequartista, ma manca l'intesa contrattuale col calciatore. C'è anche la soluzione del tridente con Cuppone in un lato rispetto a Lescano. Qualche indicazione sarà fornita dalla prima amichevole, peraltro di prestigio, domenica a Palena contro i turchi della Dana Demirspor di Vincenzo Montella. A proposito, sempre domenica al botteghino saranno in vendita 299 biglietti al prezzo di 5 euro, ingresso gratuito per gli under 7. Intanto sul fronte mercato continua la ricerca di un portiere da parte del DS Dellicarri, che invece sul fronte del centrocampista centrale sta per chiudere per l'innesto del classe 2000 Erdis Kraja, che arriva in prestito dall'Atalanta. Italiano di origini albanesi, Kraja è nel giro delle nazionali giovanili dell'Albania ed è stato con il Palermo in Serie D e nelle ultime due stagioni in C con Grosseto e Lecco.